Assessore, in comune stamattina la presentazione degli eventi per il 2018. Sì, come abbiamo già fatto l'anno scorso, ma quest'anno in modo ancora più approfondito e importante dal punto di vista dei contenuti, abbiamo presentato la programmazione 2018 degli eventi culturali, enogastronomici, sportivi, di innovazione, di convegni che ospiterà la città nel prossimo anno. È un programma che raccoglie l'iniziativa di tutti coloro che lavorano in campo culturale, sportivo, nell'innovazione, nel restauro. Ed è un programma piuttosto importante, vasto e che traccia quale sarà la vita culturale e sportiva della nostra città. È un programma piuttosto ampio, sono circa 230 eventi che però verranno arricchiti giorno dopo giorno da tutte le ulteriori informazioni che saremo in grado di trasmettere al pubblico man mano che gli eventi vengono aggiornati. Una breve sintesi degli eventi a partire da gennaio 2018 a Torino. Gli eventi sono moltissimi, quindi dovrò dare un'occhiata. Intanto a gennaio sono le mostre oggi aperte, sono disponibili a tutti gli interessati e i visitatori. Cominciamo ad esempio da Miro. A gennaio dovrebbe riaprire il nuovo riallestimento della Gamma e questo credo che sia un evento molto atteso dagli amanti dell'arte. A febbraio ricordiamo la regata di Gran Fondo per andare a un evento sportivo d'inverno sul Po. A marzo apre la mostra, la retrospettiva su Guttuso. In aprile torna Torino che legge, ma soprattutto torna il Torino Jazz Festival. A maggio torna il Torino Fringe, il Salone Internazionale del Libro dal 10 al 14 maggio, Maestri in Musica, Cinema Ambiente. Ad aprile, non l'avevo detto, ci sarà Lovers. E poi a giugno il Festival delle Colline Torinesi, la Festa della Musica, l'edizione di Metropolitan Art, ci sarà il campionato italiano di Serie A e Serie B di ginnastica artistica e trampolino elastico. Insomma, a luglio-agosto torna Torino Estate Reale, palchi reali, tutte le Flowers Festival e tutte le attività culturali, sportive, di animazione dell'estate. A settembre torna Mito Settembre Musica, torna Torino Danza, l'edizione 2018, ci sarà il congresso mondiale internazionale dei restauratori, Torino Spiritualità, il sacro attraverso l'ordinario, insomma a ottobre Portici di Carta, a novembre Contemporary Art, insomma è un programma molto vasto, invito tutti ad andarlo a vedere sul sito del Comune di Torino, su Torino Click.